prosegue il viaggio di Serena Dandini alla ricerca di un Eden sostenibile, di una possibile inversione di rotta per il nostro pianeta attualmente alla deriva. Incontri che hanno preso il via il 22 gennaio scorso, lo ricordiamo. Martedì 5 marzo si è assistito nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica al terzo incontro dal titolo Il giardiniere rampante. Tra gli ospiti di questo appuntamento il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi e un simpatico botanico che è stato anche giardiniere dello scrittore Italo Calvino, Liberesso Guglielmi, venuto dalla città di Sanremo. Questo libro è un pessimismo. No, assolutamente no, siamo destinati a estinguerci, ma alla fine potrebbe coglierci prima di quanto pensiamo. Esatto. Cosa stiamo facendo per evitarla? Assolutamente nulla, ce la cerchiamo. Del resto. No, è molto interessante perché in realtà fai una disamina. Siamo un libro di fantascienza. Se uno lo prende come un libro di fantascienza, fa ridere. Sì, perché appunto è un ipotetico sopravvissuto, appunto, ma non tanto più là, parliamo del 2019. Mi sembra che te la sei presa, sta ripetendo. L'ho presa. Vero? Sì. Abbastanza. L'ho presa abbastanza. Sono stato con un libro fino adesso. Ormai c'è un'età che posso dire. Ecco, la possiamo dire, non è mai elegante chiedere l'età, ma insomma, io penso che faccia piacere. Quanti ce n'hai? Adesso ce l'ho 87. Quasi 88, però 87. Folti capelli e barba bianca incorniciano il volto di un anziano pacato e saggio. Incontri dal vivo, quindi, ancora più emozionanti e coinvolgenti di quelli visti in TV con una Serena Dandini sempre carica di ottimo spirito, di spontaneità e saggezza che si distingue. Spiccano della brava e simpatica Serena, infatti, nelle vesti di conduttrice, le ottime capacità di fare giornalismo e di entrare allo stesso tempo in un rapporto amico, trasparente e confidenziale, brillante con il suo pubblico del teatro e con ogni suo ospite. Piace anche quel modo di contrapporsi al linguaggio filtrante e programmato della comunicazione televisiva. La domanda che pone Serena in questi suoi incontri è sempre la stessa, affrontata però sotto profili diversi ad ogni nuovo incontro. Il nostro paradiso è perduto per sempre? Secondo il botanico Liberesso Guglielmi e tante altre menti eccellenti, un'inversione di rotta è ancora possibile, proprio oggi che le risorse della Terra sono agli sgoccioli. Il viaggio di Serena Dandini si ripropone così di coltivare queste suggestioni attraverso delle conversazioni eccellenti, perché lei stessa ha scoperto che giardinieri, economisti o scrittori hanno un denominatore comune. Sono tutti dei coltivatori di sogni che non si arrendono al pessimismo dominante. E attraverso l'arte, la bellezza o la scienza e naturalmente i giardini cercano di farci ritrovare la strada per il nostro paradiso perduto. Ogni serata vede la partecipazione straordinaria di Maccox in qualità di vignettista. Sì, non potevi, Liberesso era un nome antifascista, il Germina che mio fratello era un antifascista. Lo capivano? Loro, sai, non si chiamavano le bacine Giovanni, dovrebbe essere qualcosa contro, no? E allora mia sorella si chiama Omnia, allora Omnia non si poteva mettere. E così mio padre ha combattuto finché poi c'è riuscito. Ma lui ha scritto una lettera a Mussolini, vero? Sì. Per questa cosa? C'è scritto, se tutte le libertà ci hai tolto, c'è almeno quella di dare un nome ai nostri figli. Andato in prigione, però. Questo era il padre di Liberesso. Però ha avuto lui. Cosa ti insegni te, bambini? Tu hai spesso nella scuola? Ma io ci ho cominciato, c'è il libro. Parlo sempre, ma ci insegno a disegnare, perché poi ci invito sempre quello del mangiare. E il mangiare è base. È inutile che mi dici, questo qui ti mangia un pezzo di carne, va bene, io non le mangio, non so. Vegetariano, però non so come fai a mangiare una bestia che fino ieri la carezzavi il tuo coniglietto, il bambino sa che l'età è bello, domani te lo trovi sul piatto per mangiare. Perché delle cose che io come vegetariano non riesco a mangiare. Ci vai ancora ogni tanto dai ragazzi, dai bambini, insegni a disegnare?
bagnare. A scuola ci vado sempre. Ce l'hai sempre? Sì, ormai. È la cosa più importante, cominciare da lì, perché ormai lo siamo. Però io ci insegno l'amore della natura. Vivere. C'è tanta cosa da mangiare. Dopo! Sono fuori tutti a farla dopo! Non sono serato! No, ma poi sai. Sfiga, ma un altro dinosauro 100 milioni di anni si sono fatto sorbere un bonus con 200 milioni.